Dopo il criterio di Formia, quest'anno tocca a Orvieto. Siamo in Umbria, quindi, per questo campionato italiano per regioni riservato alla categoria cadetti e cadette, città naturalmente importantissima dal punto di vista storico e turistico. Ma si tratta, come sapete, di una piccola cittadina, complessivamente Orvieto, tra Orvieto Scalo e Orvieto Centro, sono 6.000 gli abitanti, ma molti di più naturalmente i turisti, e non è stato facile ospitare le tante rappresentative, delle 21 rappresentative che sono state qui presenti, trovare alloggio per tutti. Difficoltà comunque superate, 3 giorni di manifestazioni, è la prima volta che questa manifestazione si sviluppa in 3 giorni di gare, il venerdì, questa è proprio la giornata del venerdì pomeriggio, le gare sono iniziate nella mattinata con le prime competizioni, con i 300 ad ostacoli in particolare, poi altre gare che poi vedremo, e poi c'è questa cerimonia inaugurale il venerdì pomeriggio, qua la Ceccarelli, Benetta Ceccarelli, rappresentante proprio dell'Atletica dell'Umbria, passa la fiaccola a Sara Simeoni, questa fiaccola che fa il giro da regione in regione fino ad arrivare a Stefano Baldini e Magdalene Martinez, che vanno ad accendere il classico tripode come se fosse veramente una manifestazione olimpica, ma in effetti la suggestione è tale tra il Duomo, la piazza, i tanti rappresentanti, la bandiera e tutti qui presenti, e poi naturalmente qua il vicepresidente dell'Atletica Italiana Mario Ialenti saluta le rappresentative, al fianco vediamo l'assessore allo sport di Orvieto, e tutto quindi con la massima ufficialità per questa competizione che si apre nel migliore degli auspici, con un tempo, vedete, splendido, azzurro, ma poi ci sarà, come sapete, già la domenica, tra blackout e pioggia, qualche difficoltà. Presente anche Casa Italia con i suoi sponsor, la provincia di Rieti, la PT di Rieti, la regione Molise, la Camera di Commercio e Industria di Rieti e la FIDAL, che espongono quello che c'è da esporre nelle varie regioni. E poi, oltre a queste competizioni, con qua intanto questi giovanissimi che vanno proprio a assaggiare l'olio di Rieti, poi c'è questa attività riservata ai ragazzini della scuola elementare, l'attività di game land, di gioco divertimento, con attrezzi facili in plastica, giavellottini di plastica, ostacolini, tutto leggero in modo che non c'è la paura del contatto con l'attrezzo. Un'attività che deve essere sicuramente portata avanti in maniera intensa in tutte le scuole elementari d'Italia, con questo kit di attrezzi che è disponibile per tutte le scuole. Ed eccoci allo stadio Muzzi di Orvieto per le prime gare della mattinata. Qui abbiamo i metri 300 piani, Alessandro Berdini, corsia 4, rappresentante marchigiano dell'Avis di Macerata. Se la deve vedere con Ingravalle, Cascella, Mangiarotti, Pelosato e Pichelli. Ecco il finale con Giorgio Alessandro Berdini in corsia 4. Poi c'è il Veneto al suo fianco, vittoria di Alessandro in 36-63. E il primo titolo per le Marche a questi campionati cadetti di Orvieto arriva da Alessandro Berdini sui 300 metri piani. Complimenti, un gran risultato, te l'aspettavi? Sì, me l'aspettavo, perché ci sono stati gli ultimi di gare dei tempi abbastanza bassi e avevo il primo tempo a pari merito con il ragazzo del Veneto, un po' me l'aspettavo, però è stata abbastanza dura. Ecco, una soddisfazione immagino anche per il tuo allenatore Luca Ciaffi. Sì, è stato molto contento e mi ha detto che me la meritavo, speriamo che sia così. Ecco, come ci sente da campione italiano? Ci sente bene, ancora non riesco a crederci, però ce l'ho fatta, finalmente ce l'ho fatta. Ed andiamo a vedere un'altra gara che ci interessa da vicino, quella del salto in lungo femminile. Qui abbiamo le varie presentazioni delle ragazze, in finale sono 8, la Lepore per la Friuli Venezia Giulia, la Begnoni per il Veneto, la Curione per il Piemonte, la De Santis, la nostra marchigiana per le Marche, poi la Chiari che vediamo saltare per la Lombardia, la Parnici per Friuli Venezia Giulia, la Gigli per la Toscana e poi la Sulpizzi per il Lazio. 8 quindi le finaliste su tutte le 21 presenti alla competizione. Questa al col pettorale 2 è la Begnoni Maddalena del Veneto, che finirà proprio al secondo posto con la misura di 5,50 m, una buona serie per questa ragazza, ma il salto migliore oltre a 5,50 è stato il 5,29, quindi un po' naturalmente qui l'inesperienza, il fatto di trovarsi alla prima competizione veramente importante a quest'età. Questa è proprio la marchigiana Federica De Santis di Ascoli Piceno, quest'anno ha fatto molto bene e qui ottiene 5,29 m che gli dà la quarta piazza.
Questo è il salto della Curione del Piemonte, l'atleta piemontese che finirà al terzo posto proprio precedendo la De Santis con la misura di 5 metri, poi alla fine 5,33 farà meglio. E questa è la vincitrice Silvia Lepore del Friuli Venezia Giulia. Aveva ottenuto un nulla al primo salto, 5,08, 5,46, questo è il quarto salto ed ottiene, e già lei probabilmente si rende conto che la misura è abbastanza lunga, 5 metri e 86, quindi felicità naturalmente per questa vittoria che non gli può sfuggire con questa misura. Ed eccoci a un'altra gara nelle quali le Marche sono sempre state protagoniste, anche questa volta non ci smentiamo, con Lorenzo Catasta, atleta di fermo, allenato dal papà Sergio, che qui lo vediamo impegnato alla misura di 4 metri, vedete che supera abbastanza bene, e subito andiamo a sentire un pochettino l'impressione del papà. Comincia adesso la gara per Lorenzo. Per quanto riguarda la sua misura, sì, è adesso che deve cominciare la sua gara. Prima ha dovuto controllare, diciamo, una concorrenza molto agguerrita, l'ha fatto con un'asta un pochino più morbida che lui poteva controllare molto bene. Adesso prende un'asta più rigida, avete visto a 4 metri come è salito su, cosa che non poteva permettersi di farlo per tenere sotto controllo la gara prima, capito? Signora Lorena, che cosa significa avere a casa una FIA che salta con l'asta, un figlio che è appena diventato campione italiano che salta con l'asta? Ma saltano tutti a casa Catasta? Saltano tutti, io salto, anche io salto, faccio i salti mortali per stare dietro a loro. Però è una bella soddisfazione quando arrivano certi risultati. Sì, sì, senz'altro, senz'altro. Purtroppo l'atletica siamo ancora in pochi a seguirla e sempre di meno, soltanto gli ex atleti seguono questa bella specialità dell'atletica e purtroppo è così, insomma. Ma quanto conta avere un genitore atleta per far crescere un buon figlio atleta? Beh, forse qualcosa trasmetteremo noi, non so, la passione che c'è stata ai nostri tempi e tuttora che ci sta. Non so se abbiamo scelto lo sport giusto, purtroppo è quello. Avete visto intanto che Lorenzo ha superato molto bene i 4,10, che è già il nuovo record regionale, ed ora tenta ancora una misura ulteriore, 4,20 metri, questo è il secondo tentativo dopo un nullo, vediamo come va. Molto bene anche questo risultato che quindi gli dà il titolo italiano e il nuovo primato regionale per quanto riguarda la categoria cadetti. Ha quasi fretta di andarsene dallo stadio Muzzi il neocampione italiano della categoria cadetti del salto con l'asta, Lorenzo Catasta. Allora, l'ultimo ad andarsene a questo campo sportivo, ma il primo a salire sul podio. Complimenti. Grazie. Allora, mi sono divertito molto in questa gara e veramente pensavo peggio perché c'è un caldo che ti scioglie. Insomma, fino a 3,90 hanno dato filo da torcere i tuoi avversari, poi insomma non hai visto più nessuno. Sì, finalmente un po' di concorrenza ho avuto, perché nelle altre gare, quando finivano gli altri, iniziavo io, allora non avevo stimolo. Titolo italiano, ma anche primato personale, oggi l'hai migliorato di ben 20 centimetri, 4,20 metri, ti aspettavi qualcosa in più? Ma no, pensavo peggio. Quel 4,30, qualche rimpianto per non averlo saltato? Ma io ho già provato, ma ero stanco, non avevo più energie. Ed andiamo ad osservare un'altra finale, quella del martello, qui vengono presentate proprio le finaliste. Abbiamo Valentina Michelini della Sacen di Corridonia, una nuova atleta, diciamo, in questo settore che sta facendo molto bene, una gara in progressione, la sua ha ottenuto diverse volte il suo primato personale, eccola qua proprio al quarto lancio ed è il migliore con il 39,46, va ad affermarsi, a conservare la sua terza piazza, poi con lei l'anno preceduta Jen Sebastiani della Toscana con 41,61 e poi al primo posto è finita Ieta Socoli, questa ragazza piemontese di origini albanesi, molto ben piazzata, molto ben preparata tecnicamente, allenata dal padre ex martellista albanese, ottiene 50,96 metri che gli dà ampiamente la vittoria. Ecco qua l'assessore allo sport Franchellucci che va a premiare qua le ragazze con la Socoli, notevolmente soddisfatta ed emozionata di questa prestazione, ma ugualmente la nostra Valentina Michelini della Sacen di Corridonia. Poi oltre a lei c'è la Bondielli, la Dragone, la Cazzavillan, Ballardi e Legname Federica della Lombardia. Ed eccoci alla finale, la presentazione dei cadetti del martello. Guardate qua questo ragazzo che guascone,
Giovanni Marco Salvaggio della Sicilia, oltre a lui abbiamo per le Marche Stefano Mancinelli. Ed osserviamo ora la competizione. Qua intanto va a lanciare per il primo turno Pietro Mallamace della Calabria, poi c'è proprio il nostro Stefano Mancinelli, il marchigiano di Ascoli Piceno, lunga tradizione quella dell'asta di Ascoli nel martello, e Stefano terrà il sesto posto con la misura di 45,96. Poi ecco qua il vincitore, Giovanni Marco Salvaggio siciliano, 48,47 la sua misura migliore. Poi vediamo un po' chi va in pedana. Luca Capisani dell'Alto Adige, quarto posto per lui con 47 metri e 27 la misura finale, gli dà appunto il quarto posto. Buona comunque la gara di Mancinelli, che è finito al sesto posto con una misura discreta, 45,96, anche se il giovane poteva fare di più. Questo è il rappresentante della Toscana, si tratta di Calzeroni, Luca Calzeroni, secondo classificato con 47,89. E poi questo è invece il settimo classificato, Mattia Roà del Piemonte, con 44,56. E qui per l'Umbria c'è anche il rappresentante dell'Umbria, Alessio Dolciani, credo che sia di Città di Castello, la società, è finito al quarto posto con 47 metri e 41, ecco qua proprio la misura al quinto lancio. Ed andiamo avanti con un'altra finale, quella degli ostacoli. Qui abbiamo impegnata la Benedetta Properzi, che ha ottenuto il miglior tempo nelle qualificazioni, sarete a vedere con Tomadin, la Barbieri, Pennella, Giovanardi e la Savasta. Ed ecco il via con la Properzi in corsia 3, poi c'è la Barbini corsia 4, la Tomadin corsia 5, spalla a spalla fino all'ultimo ostacolo. Nel finale la spunta col pettorale 4 la Tomadin, è convinta la Barbieri, Desiderio Barbieri, la magliettina rossa del Veneto, di aver vinto lei. Ed è proprio la Benedetta Properzi a fare i complimenti a questa che credono sia la vincitrice. Poi invece la lettura attenta del fotofinish dalla vittoria alla ragazza col pettorale 4, Elena Tomadin del Friuli Venezia Giulia. Benedetta, io capisco il terzo posto, ma ci vuole tutta quella cioccolata per consolarsi? Beh, sicuramente rispetto alle batterie servirà la cioccolata, perché cioè, per il tempo fatto in batteria e poi per quello fatto in finale è consolante la cioccolata. Che cos'è che non è andato? L'emozione? Cosa ti è mancato? Beh, sinceramente di preciso non lo so, però c'è stato qualche problemino e così. Dai, però ti consolerai in fretta, speriamo, intanto buona cioccolata. Grazie. Ed eccoci a un'altra finale che ci interessa, quella dei metri 100 ad ostacoli in corsia 6, Nalocca, che non ha corso molto bene le qualificazioni ma ha il miglior tempo tra tutti i partecipanti, un 13,46. Vede che pasticcia già nei primissimi ostacoli, mentre il pugliese Palazzo va via molto bene su Ferrucci, Amadi, Zanier, Barbero e Nalocca, che si ferma addirittura, non riesce a concludere la gara, sbaglia diversi ostacoli e quindi è costretto a fermarsi. La vittoria va a Pietro Palazzo della Puglia, che ora vedremo sul podio con il tempo di 13,56. Ecco qua festeggiato dal suo allenatore, qua sul podio Palazzo. Poi Alessandro Ferrucci dell'Abruzzo 13,95, Amadi Alberto Veneto 14,18, Marco Zaniera del Friuli Venezia Giulia 14,21, Luca Barbero del Piemonte 14,29 e John Vong Lanocca, naturalmente il ragazzo di San Benedetto, che si ferma e finisce al passo con un tempo che è di 23,70, ma è come se si fosse ritirato. Ed eccoci ora alla finale dei metri 80, la finale dal primo al sesto posto, con la Mirabella, Maggiolo, Draisci, Attard, Ramini ed Angioletti. In corsia 4 c'è Francesca Ramini, che ha fatto bene nelle qualificazioni. Qua intanto vede Marinella Maggiolo, la veneta magliettina rossa, che si invola, un vento di più 2,4, ottiene 9,97, con un'ottima bella prestazione. La Maggiolo aveva vinto anche la scorsa edizione a Formia l'anno precedente. Poi qui c'è al secondo posto Alice Mirabella della Liguria 10,17, Ilenia Driasci Lazio 10,22, Lattard del Piemonte 10,30,
Mara Angioletti, Lombardia 10.36, stesso tempo 10.36 della Ramini, la nostra marchigiana, ed ecco sul podio proprio la Maggiolo, Marinella Maggiolo, la Veneta, che per la seconda volta si porta a casa questo titolo di campione campionessa italiana della categoria cadetti. Lei che dell'88, quindi lo scorso anno con un anno in meno, era riuscita ad ottenere un ottimo risultato, secondo posto per la Alice Mirabella della Liguria e poi Ilenia Draisci al terzo posto, queste sono le prime tre del Lazio. Qua il complessivo delle otto atlete che sono salite sul podio, le altre due sono la Paoletta e la Okvabi Ami Nansi del Veneto. Ed andiamo a osservare un'altra gara che ci interessa da vicino, quella dei metri 300 ad ostacoli. Qui abbiamo la presenza di Erika Marziani, ragazza che gareggia con l'Atletica Chiaravalle, allenata da Pistoni. Con lei però c'è la primatista italiana Claudia Maniero, di questa specialità, che ha corso quest'anno in 43-68, ragazza di Pordenone, dalla scheda vediamo che è nata a Dolo, la città di Emanuela Levorato, ma risiede da tempo a Pordenone. Ecco qua intanto il vantaggio già della Maniero su tutte le altre. Con lei poi c'è, oltre alla Marziani, in corsia 3 la Sara Zanaboni, in corsia 4 della Lombardia la Tauber dell'Alto Adige, Cristina Fiorello della Lombardia ancora, e la Veneta Marcato in corsia 2. Ecco il finale con la Maniero che si impone in 44-13, poi 45-17 per la nostra marchigiana Erika Marziani, poi Sara Zanaboni al terzo posto per la Lombardia 45-18, poi la Tauber, Fiorello. Erika Marziani, vice campionessa dei 300 metri ostacoli. Allora Erika, sei soddisfatta di questo risultato? Moltissimo, è stato anche il personale, quindi una bellissima gara. Te l'aspettavi un successo così ai campionati italiani? No, sinceramente no. Pensavo fossero crediti più bassi del mio, pensavo di arrivare magari entro le prime 10, ma non così avanti. E invece hai quasi sfiorato il titolo italiano? Quasi sfiorato no, perché la prima aveva la detentrice del primato italiano, quindi non era arrivabile per il momento, proviamo un altro anno. Però per una che non se l'aspettava, questo è già un buon inizio. Più che soddisfacente. Ed eccoci un'altra gara che ci interessa dai metri 1000 con Michela Zandri, ragazza di Fano, in coda al gruppo. Quest'anno aveva cominciato molto bene la Zandri con i campionati studenteschi, poi una frattura ad un piede in piena estate ed ora sta riprendendo. Intanto al comando qui, mentre manca un giro, la Porcelluzzi, l'atleta della Puglia, poi c'è la Fusar Imperatore Vanessa della Lombardia, la Oberti sempre della Lombardia, la Sara Maual pettorale 15 dell'Alto Adige. Suona la campana, quindi ultimo giro, passaggio abbastanza veloce con la Maual sempre al comando, col pettorale 1 la Fusar Imperatore Vanessa, poi all'interno la Porcelluzzi. Ecco questa lotta a tre con dietro l'altra ragazza sempre della Lombardia, la Oberti, continua a spingere, vedete la Maual inciampa, cade, la vittoria va a Fusar Imperatore Vanessa, poi Porcelluzzi secondo posto, la Oberti al terzo e la sfortunata Maual al quarto, poi la Ippolito, Bison, Serio, De Maria, Manetti, la Poser e la Zandri, finisce all'undicesimo posto per la disperazione qua della Maual per questa gara che è sfuggita di mano proprio negli ultimissimi metri. Ed ora andiamo ad osservare invece i metri 1000 cadetti. Qui abbiamo, vedete, pettorale 7 in seconda posizione al primo passaggio, Giuseppe Lomartir dell'Ozimo Bracaccini ora in quarta posizione, mentre sta venendo fuori Giovanni Boccoli, pettorale 6, al comando sempre Bellino, l'atleta della Puglia. Eccoli là ancora gli atleti. Ora siamo al finale con Giovanni Boccoli, il toscano, al comando. Gusmini della Lombardia dietro col pettorale 1, poi dietro c'è la lotta tra Bellino, Cecchinato, Casagrande, Manconi e Desideri. Vittoria di Boccoli, toscano, in 2.36.61, poi 2.38.11 Gusmini, Bellino, pugliese 2.38.09, poi Cecchinato, veneto 2.39.50 e il nostro Giuseppe Lomartire nell'ultimo giro non riesce a reggere e finisce all'undicesimo posto con un tempo modesto, 2.45 per lui, abituato a tempi ben diversi. Nella gara del disco avete visto lanciare Roberta Verducci, eccola qua ancora, ottiene un quinto posto, una ottima posizione, 25.95 per lei che ha cominciato l'atletica veramente da poco, quindi buone possibilità e prospettive per la nostra ragazza. Nel triplo
qui Ilaria Cuffolo intanto del Piemonte, pettorale 8, va a saltare, dietro di lei già è pronta la Silvia del Moro. La lotta è proprio tra questi due atleti, tra Cuffolo, la piemontese, del Moro, la nostra marchigiana di Porto San Giorgio, lei che è la migliore prestazione nazionale quest'anno, quindi è attesa sicuramente alla vittoria, ma c'è una caviglia fasciata che non funziona molto bene da un po' di tempo. È in testa comunque fino al quinto salto, poi al sesto salto Ilaria Cuffolo, eccola qua, va ad appiazzare un 11,44 m. Per la nostra Silvia invece c'è un quinto salto di 11,30 m, tenta poi, qui vedete al sesto salto, la massima concentrazione, fare questi 11 centimetri che gli darebbe a lei, che naturalmente quest'anno aveva primeggiato questo titolo italiano molto atteso da lei, ma anche un po' tutta la famiglia, da Robert Tice, la mamma, la sorella, erano tutte lì a far tifo, ma purtroppo questo 11,41 non arriva, e 45 magari, un centimetro di più non arriva, quindi il titolo va alla Cuffolo piemontese che ha azzeccato questo salto. Ed ora andiamo a seguire la gara del salto in alto per i cadetti. Qui c'è questo ragazzo qui, Roger Corrado Zappelli, che fa un po' di tutto, ha sistemato un po' la rincorsa, così ci diceva Andruskiewicz nell'ultimo mese, ed ottiene una ottima prestazione, salta prima, sempre alla prima prova, 1,80 m, 85, 88, poi qua intanto vediamo gli altri, questo è il toscano Matteucci, Lorenzo Matteucci fa 1,90, poi qua questo è il lombardo Agostini, Paolo Agostini, a 1,90 si ferma, quindi resta la quota di 1,88 m, superata anche dal nostro Zappelli. Ecco qua il primo tentativo di Roger alla quota di 1,90 m, e supera subito al primo tentativo, anche se l'asticella balla, ma resta su. Grande felicità in casa Marche, tutti i compagni, ed 1,90 m misura superata. Ecco qua Daniele Martis del Piemonte, che anche lui supera la quota di 1,90 m. La vittoria sembra sia andata a Zappelli, poi invece il risultato finale è la vittoria di Martis, 1,90 m, 1,90 m per Roger Zappelli, poi Matteucci il toscano 1,90 m, tutti gli altri con misure inferiori. Avete visto qua che ha preso il via intanto la staffetta 4% con la Lombardia, le Marche, il Veneto, il Piemonte, la Sicilia e la Sardegna. Al comando la Lombardia, le Marche comunque stanno avanzando molto bene, Lombardia corsia 3, Marche corsia 5, ed all'esterno, l'interno c'è la Lombardia, sull'esterno proprio vediamo le Marche. Qui è il vincitore dei 300, Berdini, che effettua la sua frazione, Berdini passa Anna Locca, la Lombardia al comando con Cazzola che effettua l'ultima frazione, vantaggio ormai incolmabile, ma per le Marche c'è il secondo posto con un ottimo tempo, 44,70, che dà alle Marche il secondo posto assoluto nelle quattro serie delle staffette, quindi un'ottima prestazione, 44,01 la Lombardia, 44,70 per la staffetta marchigiana dei cadetti. Qui intanto partono le cadette, questa è la terza serie, poi sia la serie delle migliori, qui partono in corsia 6 il Lazio, poi in 5 la Toscana, nella quarta l'Umbria, nella terza l'Emilia Romagna, nella seconda alle Marche, quindi siamo all'interno, nella prima non c'è nessuno. Per le Marche c'è Mazzieri in prima frazione, Mazzieri passa il bastoncino a Benedetta Properzi, con la Properzi, poi la Properzi avanza, e c'è la Ramini, Francesca Ramini che aspetta sempre in corsia 2, ecco che guardiamo il cambio tra Properzi e Ramini, ecco cambio proprio abbastanza buono, poi il Lazio all'esterno lo vediamo, quindi De Santis qua che parte, poi l'atleta laziale all'esterno, vediamo tra la De Santis e la Driasci, ci sono le atlete, la De Santis vantaggio, ma la Driasci nel finale va a prendere proprio la De Santis, 49,57, 49,73 per le Marche, e alla fine la vittoria andrà al Veneto, 48,76, quindi per le Marche c'è la terza piazza assoluta sulle 21 squadre presenti a questa staffetta, quindi buono il risultato per le nostre ragazze. Andiamo ad osservare ancora un'altra gara, sempre nella serata qui del sabato, il triplo cadetti.
Salto del laziale Iacoboni finito al quinto posto con 12,97. Il sesto era proprio Paolo Montagna, il secondo dei marchigiani, avevamo due atleti con 12,91. Poi Mario Spinelli della Toscana 13,01, quarto, qui col pettorale 10 è Filippo Musso della Sicilia, terzo con 13,40 metri. E poi Edoardo Vanni è il secondo atleta classificato, atleta di Ascoli con 13,41, un'ottima prestazione per Vanni, lunghista ma da poco convertito al triplo. E qua c'è Fabio Buscella, piemontese, ha ottenuto 14,58, un ottimo atleta, 15 anni, di Chivasso, allenato da Andrea Monti, ha messo a segno una serie straordinaria, 14,19, 14,49, 14,58, 14,40, quindi un'ottima prestazione per questo atleta. Il record nazionale è quel eccezionale 15,18 di Besozzi. Buscella comunque è dell'88, quindi potrà fare sicuramente meglio. Siamo ora alla domenica, la giornata conclusiva, pioggia, blackout elettrico, c'è di tutto qua nella gara dei metri, 4 km di marcia. Abbiamo Santella, Edoardo Santella, per atleta di Castelfidardo, Castelfidardo Roberto Creminesi la società. Qua nel finale con Giupponi, Matteo Giupponi lombardo in testa, finisce in 18,31,4, ottima prestazione. Poi sprint Faro della Sicilia, precede Durante 18,34 contro 18,34,3. Poi c'è Federico Masi, Masi della Friuli Venezia Giulia 18,57,3. Poi Gallina quinto posto, Montesanto sesto, Santella, Edoardo Santella settimo col primato personale, è chiuso in 19,02,7. Questa è una bella gara del salto in alto, peccato la pioggia. Ragazze molto interessanti dal punto di vista fisico e tecnico. La vittoria va a Monica Cuperlo del Friuli Venezia Giulia 1,72, poi tenta per tre volte 1,80 m, cosa che potrebbe fare se la pedana fosse stata non così bagnata. Quindi tutto sommato questa ragazza triestina 1,76 m per 54 kg, ha vinto gli studenteschi con 1,78 m, quindi sicuramente 1,80 m è una misura che poteva fare. Ed andiamo alla gara del peso cadette, qui abbiamo intanto lanciato Benedetta Dubini, atleta dell'Umbria, qui Fabien Sandrin, la nostra atleta di Iesi, eccola qua, simpaticissima questa ragazza, ottiene un ottimo risultato, un 12,31, ma non basta per la vittoria, anche se è il suo primato personale, perché c'è questa ragazzona Iulaica Nicoletti dell'Emilia Romagna che ottiene un 12,39 m e quindi gli soffia per pochi centimetri il primato personale. Ed ora siamo alle classifiche finali, le premiazioni che riguarda sia il settore maschile che il settore femminile, poi c'è la classifica combinata, che è la classifica più importante. Qua la Marche al quarto posto, il presidente Scorzoso gioisce con tutta la squadra per questo quarto posto veramente che è eccezionale. Ci precedono in questa classifica il Veneto con 626 punti, 624 punti la Lombardia, terzo posto il Piemonte con 554 punti, poi le Marche con 524 punti, bastava far meglio direi nelle staffette svedesi, non nelle 4%, per ottenere sicuramente forse anche il terzo posto, cosa rimandata al prossimo anno.